Se potessi rivederti fra un anno, farei tanti gomitoli dei mesi. Se l'attesa fosse di secoli, li conterei sulla mano. E se sapessi che finita questa vita, la mia e la tua proseguiranno insieme, getterei la mia come inutile scorza e sceglierei con te l'eternità. Accompagnati dai dolci versi d'amore della poetessa Emily Dickinson, abbiamo deciso di compiere un viaggio ritroso nel tempo. Immergendoci nella storia tra vecchi libri e antichi documenti, vogliamo raccontare un altro aspetto di Maria Luisa II Borbone. Quello dei suoi sentimenti intrisi d'amore e di amicizia, di fedeltà e di passione. Storia al femminile che si intrecciano tra questioni di governo e di politica, ma fatta anche di semplici rapporti familiari, d'amicizia e in qualche caso di rancore. Iniziamo dalla sua vita e dal suo matrimonio, che seppur brevissimo fu per lei una parentesi felicissima. Maria Luisa di Borbone nacque a San Ildefonso il 6 luglio 1782. Sesta di ben 14 figli, all'età di soli 13 anni sposò, per ragioni dinastiche, il cugino Carlo Ludovico di Borbone, principe ereditario di Parma. Il matrimonio fu felice, anche se problematico a causa della salute di Ludovico. Era fragile, soffriva di problemi al petto e dal momento che durante l'infanzia batté la testa su un tavolo di marmo, soffrì anche di attacchi epilettici. Col passare degli anni la sua salute si deteriorò ed egli divenne sempre più dipendente dalla moglie. La giovane coppia rimase in Spagna durante i primi anni del loro matrimonio, che fu il periodo più felice della loro vita, come poi scriverà la stessa infanta in Spagna nel suo diario. Nel mese di agosto arrivò a Firenze, piena di buoni propositi, nonostante le condizioni di salute del marito sembravano peggiorare. Si mise a lavoro per abbellire Palazzo Pitti, abbandonato dopo la morte dell'ultimo dei Medici. Finché il 27 maggio del 1803, un'ultima e forte crisi epilettica fu fatale a Carlo Ludovico. Il dolore per la perdita del matrimonio era forte, ma anche questa volta Maria Luisa non poteva mollare. Adesso doveva fungere da reggente per il figlio Luigi Carlo, il nuovo re d'Etruria. Ma i piani di Napoleone erano altri, infatti scrisse: «Temo che la regina sia troppo giovane e il suo ministro troppo vecchio per governare il regno d'Etruria». Ha un salotto, a casa sua si incontra tutta Parigi. Ed è ricca. Ah. Una stupidaggine che ti porta a qualcosa è già meno stupida. Credo che abbia toccato il tasto giusto. Voi andrete a stare a Nizza, in una bella villa fra le palme, con un sacco di domestici. Ah, non troppi, i domestici Ah, rubano. non a voi, ne sapete più di loro. A te, Luciano, la Corsica, commissario della Repubblica. Ti va? Non mi lamento. Maria Luisa e i suoi figli lasciarono Firenze il 10 dicembre 1807 e il loro futuro era a questo punto incerto. Napoleone annette il territorio alla Francia e concesse il titolo di Granduchessa di Toscana alla sorella Elisa, dal carattere mondano e molto diverso dall'infanta di Spagna. La Basciocchi non amava Viareggio, ma lei la città deve la donazione di 450 quadri di arenile a destra e a sinistra del Burlamacca. In ogni caso non ebbe mai un buon rapporto con i Viareggini, a differenza di Maria Luisa di Borbone, che dopo una prima iniziale diffidenza fu amata ed apprezzata dai cittadini. Anche il rapporto tra le due nobildonne non fu mai amichevole e lo testimonia il fatto che la prima cosa che l'infanta di Spagna fece quando divenne duchessa di Lucca fu cancellare ogni traccia lasciata da Elisa Basciocchi. Torniamo alla nostra Maria Luisa di Borbone, che oltre ad essere una moglie amorevole e fedele, ha dimostrato di essere anche un'amica fedele e lo ha fatto, nonostante i problemi con la Basciocchi e Napoleoni, con la loro sorella, Paolina Bonaparte. Maria Luisa di Borbone e Paolina Bonaparte vissero vite profondamente diverse e, da un punto di vista politico, si ritrovarono per molto tempo su fronti diametralmente opposti. L'una vittima delle conquiste napoleoniche, l'altra parte di una famiglia che rivoluzionò il volto dell'Europa all'alba dell'Ottocento. I Borbone, come abbiamo già anticipato, nel 1801 attraversarono la Francia in incognito col nome di Conti di Livorno. Arrivati a Parigi il 24 maggio, non fecero una buona impressione, forse anche perché entrarono a Parigi su una vecchia carrozza, seguita da carri tirati da muli con il bagaglio. Napoleone preparò una sfarzosa accoglienza per gli sposi Borbone ed in modo particolare durante una festa Ludovico ballò con Paolina Bonaparte e Napoleone con la regina d'Etruria. Il successivo incontro tra le due amiche avvenne in un anno nefasto per la giovane Maria Luisa.
Era il 1803 quando l'infanta di Spagna rimase vedova. Nonostante ciò, a dicembre accolse Paolina e per lei ed il principe borghese organizzò a Palazzo Pitti un memorabile banchetto. Le due donne erano legate dallo stesso destino, quello di perdere il marito giovanissime, ma la bellissima Paolina, già molto chiacchierata al tempo del suo primo matrimonio, tornata a Parigi mordeva il freno e Napoleone non vedeva l'ora di sistemarla in modo che non potesse più suscitare scandali. Almeno chiudiamo le persiane. No, balliamo proprio perché ci vedano. Muovetevi! Avanti, ballate! Per voi è facile, voi non avete paura. Cosa ne sapete? Musica! Dopo alcuni tentativi di accasarla, fu combinato il matrimonio con il principe borghese, che a lei non dispiaceva affatto. Maria Luisa è rimasta vedova a 21 anni, non si risposò mai, nonostante i molti tentativi dei genitori prima e di Napoleone dopo di darle in moglie. La giovane sovrana d'Etruria, infagottata in scuri abiti a lutto e con il volto segnato dalla varicella, secondo alcuni biografi di Paolina, suscitò l'affettuosa compassione della principessa, che, per ringraziarla della sua calorosa ospitalità a Firenze, le regalò due abiti che ordinò a Parigi, ma sembra che Maria Luisa non li abbia mai indossati, considerandoli troppo frivoli e sgargianti. Secondo Bernard Nabon, alla vista della regina d'Etruria, Paolina scoppiò a ridere, forse quando le fu presentata, pensando all'incongruo progetto di Napoleone di farla sposare al fratello Luciano. Ma Maria Luisa non se la prese per questa mancanza di educazione e rimase fedele alla sua amicizia con Paolina, anche nel momento della disgrazia. Maria Luisa, educata alla corte spagnola, nota per le sue forme di devozionismo esteriore, era religiosa fino al bigottismo. La giovane principessa Paolina, al contrario, è avvenente, ricca di fascino e dissoluta. No, non va. In un mese non ho combinato niente. C'è qualche cosa che non va. Ma che cosa avete dunque che non riesco a trovare? Guardate me. Non sono gli occhi, la mano. Allora, toccate. No, non vedo. Veramente io lo trovo molto somigliante. Non dite sciocchezze. Che cos'è la somiglianza? Se vi guardate nello specchio, vi troverete ancora più somigliante. No, non va. Non avrei mai dovuto accettare questo lavoro, non ne uscirà che un'opera su commissione. Così se mi aveste incontrato per strada, non avreste desiderato farmi il ritratto? Sì, certo, ma vi avrei portata io qui. E non sarebbe stata un'ordinazione. Tutti questi gendarmi attorno a voi mi disturbano. Non sono più qui, d'accordo? Ma è lo stesso. Siete troppo ufficiale, ecco. Mi preferite così, Canova? Sarà un capolavoro. Non vi sentite a disagio? A posare nuda? Perché? Non fa mica freddo qui.
Maria Luisa, madre dolcissima, ebbe un aborto spontaneo proprio quando arrivò a Firenze come regina d'Etruria. Paolina, invece, ebbe la notizia della morte del suo unico figlio, il piccolo Dermide, di soli 6 anni, rimasto a Frascati con lo zio Francesco Aldo Brandini. Paolina, straziata, si tagliò i capelli perché fossero deposti nella bara del figlio. Di aprile del 1822, la principessa Borghese, insieme a Pacini, si imbarcò a Fiumicino su un piccolo bastimento militare che apparteneva alla duchessa di Lucca, la quale aveva nominato il musicista maestro di camera e di cappella. Il compositore racconta nelle sue memorie, non sempre attendibili, che il suo incarico fu dovuto al successo della sua opera. Pare invece che sia stata Paolina a ottenere dalla sua amica Maria Luisa la nomina del musicista. La principessa, che progettava una vita insieme al giovane compositore, decise di costruire una villa a Viareggio, dove egli possedeva una casa. Il 14 maggio 1822 Giovanni Pacini, per conto di Paolina, indirizzò a Maria Luisa la richiesta di 220 braccia quadrate di spiaggia nuda all'estremità di Viareggio, dalla parte di Settentrione e Ponente, per edificarvi un palazzo e un giardino. Il lotto richiesto venne assegnato con sorprendente rapidità il 22 maggio dello stesso anno. L'infanta di Spagna morirà a Roma il 13 marzo 1824 a soli 42 anni e Paolina a Firenze il 9 giugno 1825 a 45 anni. Abbiamo detto molto sui sentimenti di Maria Luisa, manca forse un'altra importante questione, il suo amore incondizionato per gli eredi. Figlia amatissima dai suoi genitori, Maria Luisa, oltre all'istruzione e alla fede rigidamente cattolica, seppe dare ai figli tanto affetto e lo dimostrò in più occasioni, come ad esempio durante le nozze del figlio Carlo Ludovico di Borbone, che per non farlo sfigurare con la quasi moglie Maria Teresa di Savoia, fece di tutto per colmare le differenze tra le due case regnanti. Tanto da far costruire solo per quell'evento un barge reale che avrebbe dovuto far bella mostra di sé, trasportando i Savoia dalla loro nave sino a terra. Abbiamo cercato di tracciare le vicende di Maria Luisa di Borbone, donna di fondamentale importanza per la nostra storia, ma anche donna speciale per chi ha avuto la fortuna di viverla da vicino. Moglie e madre amorevole, amica fedele, lungimirante e profondamente innamorata di Viareggio e del suo mare, donna fortissima in ogni occasione, sempre pronta ad aiutare gli uomini della sua vita, prima il marito e poi il figlio. E allora sarà bene ricordare quell'antico adagio che recita: dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna.